Troppa folla, troppe persone a passeggio, piazze, spiagge e lungomare presi d'assalto, distanziamento sociale inevitabilmente risicato. Nonostante l'invito a non uscire se non per motivi urgenti, il weekend di sole e temperature miti è stato più forte del timore di incrementare la curva dei contagi. Ma è un lusso che non possiamo concederci, non certo ora, avverte il direttore della clinica di malattie infettive di Udine, Carlo Tascini, ora che il numero di positivi e ricoverati resta troppo alto, facendoci tornare indietro ai livelli di marzo e aprile. Non solo, il rischio di venire contagiati in luoghi così affollati è alto. Purtroppo il rischio è elevato perché esiste la trasmissione tra i fauci sintomatici e gli asintomatici, e quindi questo poi si riverbera sulle famiglie, sui luoghi chiusi come i luoghi di lavoro, eccetera. Quindi bisogna stare attenti per questo, per non portare nelle comunità chiuse dove ci sentiamo sicuri l'infezione. È vero che l'economia non si può distruggere, è giusto, però bisogna appunto per questo comportarsi bene, perché sennò poi si arriverà di nuovo a un ulteriore lockdown. Ad annunciare un giro di vite sui controlli è il commissario di governo del Friuli Venezia Giulia, il prefetto Valenti. Bisogna iniziare da un buon proposito, ci dice, evitare che la regione diventi zona arancione se non rossa. Ho intenzione di dare indicazioni di un'ulteriore, come dire, stretta ai controlli, senza volere naturalmente, come dire, infierire su nessuno. Dirò alle forze di polizia, anche alla polizia locale, che inviterò a fare un'attività in tal senso, perché i numeri della polizia locale sono assolutamente al momento irrisori, se non nulli. Credo che anche qualche sanzione in più possa aiutare a ridurre questo fenomeno e ad evitare di finire in zona arancione o rossa.